Benvenuti a nuovo appuntamento con le top news. Consumi, indietro di 15 anni, elezioni, Cosentino fuori, Alfano, ricandidarlo era inopportuno, crisi, Monti alla Financial Times, senza le nostre riforme la BCE non avrebbe potuto agire. Consumi indietro di 15 anni, il reddito disponibile che torna come quello di 27 anni fa è quanto rileva un'analisi di Rete Imprese. E il 2013 rischia di andare anche peggio, il reddito pro capite potrebbe scendere a 16.955 euro, i consumi a 15.695. Il giorno dopo l'esclusione di Cosentino dalle liste PDL, Alfano ribadisce che la scelta è stata presa per considerazioni di inopportunità politica. Non intendiamo però abbandonare il nostro ideale garantista, continuiamo a considerare i giustizialisti nemici della giustizia, dice Alfano. Il presidente del Consiglio Mario Monti risponde al Financial Times che lo aveva definito inadatto a governare. Quello che ha fatto questo governo è senza precedenti, senza le nostre riforme la BCE non avrebbe potuto agire, dice Monti. Forze francesi e maliane hanno preso il controllo di Diabali e Douentaza, le due città che erano in mano agli estremisti islamici. La conquista segna un significativo successo nell'undicesimo giorno di offensiva nel Mali contro i ribelli legati ad Al-Qaeda. Romantico ballo per Barack e Michelle a Washington all'inaugurazione del secondo mandato del presidente americano. Obama in smoking e la First Lady in abito rosso hanno danzato sulle note della canzone Let's Stay Together di Jennifer Hudson. Torna alla regia Massimo Ceccherini con La mia mamma suona il rock, una nuova commedia dell'attore toscano. Insieme a lui Antonio Fiorillo e Lallo Circosta nei panni di una coppia gay, l'ex GFina Cristina Del Basso e Alessandro Paci. Grande successo per Sara Errani e Roberta Vinci agli Australian Open di doppio. Le azzurre sulla Margaret Court Arena hanno infatti battuto le sorelle Serena e Venus Williams in 3 set.